Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Io abbastanza bene, dai, si va avanti. Allora, inizio subito questo videovlog, però ci tenevo a fare qualche precisazione, nel senso che, come avrete visto, anzi forse per un po' di settimane, i video forse usciranno una volta a settimana, ma questo perché in realtà questo è un periodo in cui non sto facendo chissà quali grandi cose, cioè non è che ho in programma di fare chissà cosa, quindi cioè, insomma trascorro le mie giornate, però in realtà non ho grandi cose da fare, ecco. Quindi piuttosto che far vedere magari più video, però che non povero di contenuti, cioè non che non ci siano, però non sono chissà magari come uno si aspetterebbe, allora preferisco magari per un po' di paio di insomma, per un po' di settimane di fare un video una volta a settimana. Poi quando magari ho più contenuti da mostrare, si potrà ritornare regolarmente a due video a settimana. I video ASMR, come ho già risposto a qualche video sotto i commenti, purtroppo non usciranno più. Mi dispiace, cioè perlomeno non è in programma di uscire, poi non sono in programma che di uscire, ma chi lo sa poi un giorno come si evolveranno le cose, ma semplicemente per una serie di motivi che il primo è semplicemente che purtroppo dove abito in questa casa non abito da sola. E quindi non posso ritagliarmi dei momenti nella giornata in cui ci sia assoluto silenzio, cioè non ci sono, anzi, sono, diciamo, scomparsi. Magari forse tipo quest'estate, comunque, non lo so, c'erano più orari silenziosi, in questo momento no. Perché comunque in casa la casa è piccola, c'è chi guarda televisione, chi appunto in una stanza, chi guarda televisione in un'altra. Quindi, cioè, non posso io fare un video ASMR di notte, cioè io di notte dormo. Quindi questo è uno dei principali motivi per cui ho scelto di non fare più video ASMR, proprio perché non ho dei ritagli, cioè non riesco a trovare dei momenti in cui posso farli, in cui, cioè, posso decidere quando farli. Cioè, non posso. Perché non ci sono questi momenti. Primo, poi secondo, sento che comunque, siccome che il video è nato come un videoblog, cioè il canale è nato come un videoblog, diciamo che li preferisco. Io li guardo i video ASMR su YouTube, non sempre, prima li guardavo spesso, adesso un po' di meno, però sento che comunque cioè, ci sono altri YouTuber molto più preparati, molto più professionali, quindi boh, cimentarmi in una cosa così, non lo so, cioè, non lo so, non mi sento all'altezza forse di fare questi video, e poi modificare i video ASMR sono molto più impegnativi rispetto a modificare un videoblog. Però comunque, al di là di ultima motivazione, la motivazione comunque principale è proprio che appunto non ho momenti di silenzio nelle mie giornate. E perciò niente, sono costretta a non fare più video ASMR, e quindi mi dispiace per alcuni di voi che vi piacevano, lo so, però spero che possiate capire, spero che comunque continuerete a vedere lo stesso i miei video nel canale, anche se non si trattano di video ASMR, ma magari di video vlog, video svuota la spesa, video haul. Quindi, insomma, ci spero, insomma. Nel caso, magari disiscrivetevi se proprio guardavate solo quelli, però, ecco, mi dispiace. Comunque, detto ciò, volevo un attimo aggiornarvi sui libri che sto leggendo, i libri che ho finito e la serie TV che sto guardando tramite un'applicazione TV Time. Non so se voi la conoscete, spero di sì. E vi faccio vedere comunque le ultime serie TV che ho visto. Insomma, mi piaceva comunque aggiornarvi su questa parte di parlarvi
passatempi, insomma, che cioè, io mi piace guardare serie TV, mi piace comunque leggere, quindi questo passatempo, insomma, mi piace condividerlo con voi e magari anche voi, se vi fa piacere, scrivete sotto nei commenti che libro state leggendo in questo momento e che serie TV state guardando in questo momento. Allora, come già vi avevo anticipato, stavo leggendo La Spinta, questo libro, l'ho finito e ve lo consiglio tantissimo, ecco, se cercate anche un altro libro thriller. Però non il solito thriller, ma un thriller psicologico che appunto un po' parla della maternità, dell'essere madre, che tante volte magari porta dei comportamenti un po' disfunzionali perché si è ricevuto un'educazione non propriamente corretta. Insomma, varie vicende. Ve lo consiglio e veramente le persone avevano, cioè chi ha letto già il libro, chi aveva già letto il libro, aveva ragione che ha un finale perfetto perché comunque mi è piaciuto molto il finale di questo libro, cioè secondo me racchiude proprio, diciamo, in bellezza ciò che magari il lettore verso la fine, quindi dopo la metà, verso la fine, comincia un po' ad aspettarselo, però non è detto, cioè io magari un qualcosa mi immaginavo, ma non capivo, ma non avrei capito bene in che modo, però sono contenta che comunque il finale sia stato in questo modo. E adesso invece ho comprato, oggi è il 30 gennaio, è uscito questo libro, La visita, di C.M. Hwang, questo scrittore, che è uscito, è una novità in libreria, un thriller, e praticamente mi ha ispirata tantissimo, infatti erano tipo 3 giorni, perché avevo finito a leggere il libro da 3 giorni. E mi ispira tantissimo, veramente, veramente tanto. E sono contenta di informazioni sul libro, ecco. Quindi l'ho comprato, è una novità. E praticamente c'è scritto che, ecco, questa è la trama. Quindi c'è questa ragazza, Lucy, che ha subito un trauma di cui non ha ricordi. Quindi ogni giorno vive con le sue insicurezze. E un giorno quindi mette in vendita la sua casa, però il suo compagno al momento non c'è, l'agente immobiliare è in ritardo, quindi lei è l'unica ad accogliere appunto questo potenziale cliente, acquirente. E poi però diciamo che succede qualcosa di strano tra lei e questo cliente, acquirente, che questo acquirente in teoria non è lì per vendere, per comprare la sua casa, però c'è qualcosa diciamo che nelle sue domande, nel suo interesse per la sua vita privata che risulta alquanto strano e quindi diciamo dovrebbe succedere qualcosa, infatti c'è scritto claustrofobico e ricco di tensione, che indaga su con maestria gli angoli più scuri dell'animo umano, quindi niente come sembra, quindi diciamo che l'ho aspettato e ho deciso di comprarlo, quindi è la prima volta che leggo un libro senza le recensioni e dopo vi farò sapere insomma che cosa ne penso. Comunque il libro è questo. Poi invece per quanto riguarda, ecco, TV Time, io non so se voi utilizzate questa applicazione per le serie TV, però io al momento è da tantissimi anni che veramente utilizzo questa applicazione, come potete vedere, cioè insomma qui è da quando ho iniziato a, non so se poi i voti sono, però ecco, ne ho visto, cioè ho iniziato da tantissimi tempi, sarà penso 7-8 anni che utilizzo questa applicazione. E vabbè, comunque al momento sto vedendo Doc, quindi cioè quando dici guardo quel film per la trama, e quindi già ci siamo capiti. Poi ho visto Griselda, ve lo consiglio, mi è piaciuto molto come diciamo è girato, insomma, e anche l'attrice Sofia Vergara mi piace molto. Poi quindi ve lo consiglio, guardatelo se non l'avete ancora visto. Poi vabbè, sto vedendo Masterchef e ormai sono anche, comunque mi piace, insomma, anche lì c'è un po' di pepe in queste puntate. Poi, non so, ma ho visto solo questo perché questo ve l'avevo già detto, questo documentario. Invece per quanto riguarda il film, ho visto adesso ultimamente Orphan First Kill, che sarebbe il prequel del film Orphan, che io non ho mai visto.
E sinceramente stasera pensavo appunto di vederlo, di guardarlo, perché non so perché non l'ho mai visto, non so, forse avevo paura, non lo so. Quindi stasera cercherò di trovarlo da qualche parte. A me personalmente questo non mi è dispiaciuto, cioè io non ho visto il primo, quindi non saprei se è meglio il primo o meglio il secondo, però a molti non gli è piaciuto questo film perché l'ha trovato un po', non lo so. Qualcosa che non quadra, però secondo me l'attrice comunque è fatta bene, cioè insomma ti lascia un po' quel senso un po' di inquietudine, che ti lasciano un po' questi film un po' strani. E poi invece ho visto anche questo film, Speak No Evil, ma non mi è piaciuto assolutamente. Sta su Amazon Prime, ma sinceramente sapete quei film un po', cioè sì, disturbanti, ma disturbanti nel senso che ma che cosa ho appena visto, nel senso non disturbanti che ti lasciano l'inquietudine, ma disturbanti nel senso che non ti sono assolutamente piaciuti, hai sprecato qui quanto dura 1 ora e 48 di film. Assolutamente non lo consiglio, se siete curiosi di vederlo, sì, però non lo consiglio, pensavo meglio, diciamo che è quel genere di film che sì, ci prova a essere strano. Che ti lascia quell'amaro in bocca, però anche lì purtroppo ce ne sono tanti di film di questo genere, ma non tutti sono fatti bene come dovrebbero essere. Quindi io personalmente, boh, vedetelo se siete curiosi, ma non lo consiglio. E poi insomma niente, questi sono, vabbè, tutti gli altri film che ho visto. E anche perché ce n'era un altro, ecco, anche questo. È lo stesso tipo di scia, insomma, John and the Hall, sempre quel film disturbante, però anzi addirittura questo ha 2.1 su 5 voti, l'altro ha 3.5, ma anche questo, cioè secondo me però questo c'era tutti, secondo me, i presupposti per sviluppare un bel film, ma si è perso verso la fine, cioè nel senso. Verso la fine si è perso totalmente, ma qui i presupposti c'erano tutti, veramente adesso che me lo ricordo. Quindi insomma è quello e poi vabbè insomma questi sono altri film, non so se li avete mai visti. E vabbè insomma, quindi questo è il mio account di TV Showtime, fatemi sapere se anche voi lo utilizzate. Io mi trovo benissimo perché almeno so che film e serie TV sto guardando e poi mi piace anche leggere i commenti. Allora, sono venuta qua a camminare, qua in un sentiero, una ciclopedonale vicino casa e è freddissimo, però si sta abbastanza bene alla fine, cioè non sono proprio in tenuta da camminata perché ho questo giacchetto che proprio non c'entra niente, però ho messo una felpa, di leggings, un paio di scarpe così alla meglio e devo dire che sto andando abbastanza bene. Alla fine dall'altro video che avevo fatto è passato un po' di giorni, cioè è passato qualche settimana e finalmente sono venuta qua e c'è anche una bella giornata, è freschetto, però io cammino meglio con il freschetto piuttosto che con il caldo. Quindi tutto ok. E poi in realtà in questo sentiero di qua non c'è quasi nessuno, perché qui c'è proprio, mamma mia, c'è questa luce dietro che non mi piace. Comunque non c'è quasi nessuno, mentre l'altra pista ciclopedonale c'era qualcuno. Pensavo sinceramente di farcela molto di più, a fare proprio, perché qui comunque alla fine è un giro completo che dura tipo più di un'ora più o meno, però io non faccio tutto il giro, farò solo due piste. E insomma un'oretta così. Però devo dire, insomma, pensavo di far peggio, cioè di metterci tanto, invece in realtà io ho un passo abbastanza svelto, ho sempre avuto questo passo abbastanza svelto e una volta che poi cominci cioè, non mi ferma più nessuno, però ecco adesso penso che arriverò fino a un certo punto poi torno indietro perché ho le mani congelate e magari forse un paio di guanti potevo portarli. Che dire, niente, dai, adesso sono contenta di aver fatto questa camminata, di essere venuta qua. Penso che comunque ritornerò la prossima volta perché non sono senza cane. La prossima volta ritornerò con il cane e magari mi faccio tipo solo una mezz'oretta così, adesso oggi faccio un po' di più, dopo tanto tempo che lo dicevo.
E soprattutto di essere venuta da sola, perché, cioè, no, è impossibile fare un video oggi, lo metto qua, perché praticamente tante volte noi le cose non le facciamo da soli, perché siamo sempre abituati ad avere qualcuno vicino a noi e farlo. Sicuramente è meglio, cioè tante volte è più, cioè, sinceramente sono più contenta tante volte di farle con qualcuno, perché comunque ti fai compagnia a vicenda e per carità, una cosa bellissima, è più piacevole, ecco, diciamo, lasciala tutta. Però tante volte è importante anche le cose farle da solo, cioè nel senso non star sempre a aspettare che qualcuno viene con te o che comunque tu devi sempre mettere al primo posto gli impegni degli altri. E quindi, cioè, secondo me tante volte è meglio prendere, uscire, fare quello che devi fare e poi basta, insomma. Siamo contenti lo stesso e quindi penso che ritornerò comunque altre volte con il cane e basta, insomma. Eccoci, un po' di tempo che non parlavamo più con voi. Bene, oggi è una bellissima giornata, c'è il sole e andiamo a fare una bella passeggiata verso Porto Novo, tanto per cambiare In un che po' giorno? finché giorno. E prima mi sono arrabbiata. Sì, ti arrabbi Mi sono sempre. arrabbiata perché tu hai avere sempre ragione e io pure. Quindi alla fine la ragione, boh, non so chi ce l'ha. Non Il cane. lo so. Ci siamo portati anche il cagnolino dietro. Comunque io ho cambiato la pellicola sul telefono e mi sembra di avere un telefono nuovo, perché da quando l'ho comprato questo telefono, quindi è l'iPhone 12. Sai, 4 anni fa, 5 anni, 4 No, anni, 3 anni fa. È ma perché 3 anni fa? 12, uscito il 15. 3, 14, qui 4 anni. Ah, 4 3 anni fa. anni fa avevo messo la pellicola appena l'ho comprato e non l'ho mai cambiata. Adesso quindi si stava usurando tantissimo, era entrata le bolle, era entrata comunque un po' di sporcizia e quindi sono stata costretta a cambiarla. E ho lo schermo liscissimo, quindi mi sembra di avere un telefono nuovo. E quindi meglio così. Guarda qua, il gelo non c'è niente. Sinceramente pensavo che ci fosse più sole, in realtà c'è un'ombra pazzesca. C'è ombra e umidità, non solo ombra. Ombra, umidità È un cane. e un cane. Inquadrato Cookie, vieni Ecco. qua. Cookie. Uffa, comunque niente, non ci acchiappiamo mai. Esatto, Hai ragione quando è meglio che dici meglio sta a casa. Cioè, no, non ci o in prendiamo mai. vacanza o a Io casa. perché ho visto il tempo bello, quindi volevo andare in un posto che ci fosse il sole. Niente, siamo andati in un posto che c'è solo ombra. È gelido, Ombra e freddo. E il telefono con la luce bianca. Bene, perfetto, dai. Vabbè, comunque ci rifaremo in altri momenti. Quando venirà finalmente il caldo della primavera. Però adesso ci accontentiamo di. Che fa? Di questa giornata. gelido. Dove? Non capisce. Non capisci che lo chiama. Non metta fuoco. Ma che faccetta? Sta a pensare che fuori, va a casa oppure fa un altro giretto. Poi sta a pensare che deve Forse sta parlando con qualcuno dentro casa. Qui ci sono un sacco di gatti in questa zona qua. E praticamente Cookie, lui vive con altri due gatti e ovviamente ci va d'accordo. E quando vedo un gatto qua in giro, gli va gli vicino. va sempre vicino. Il problema è che il gatto Il gatto esterno non lo esterno non lo conosce. conosce, non essendo abituato al cane, cioè lo stava zannando, però vabbè, fortuna c'era una rete in mezzo. Ma guarda che se non c'è la rete non ce lo mettevo vicino. In effetti, è certo, vuoi sempre rischiare, vero? Eh sì, fuori dopo diventa cieco. Già non capisce niente così. Esatto. Va bene, facciamoci questa passeggiatina vicino al mare, poi più tardi ritorneremo a casa e oggi è giornata così, un pre-primavera. Un pre-vacanza.
Ma quale vacanza? Al momento non c'è in programma nessuna vacanza. Come no, già c'è quella d'agosto. Forse. Dove? Ancora non ho prenotato non niente. Dove? No, perché magari non ci vado più lì, non lo so. No, ormai l'hai detto, ci vai. Sì, penso di sì. Una meta estiva, una meta per l'estate. Il problema è che vediamo, tanto le cose tu le dici, poi dopo bisogna prenotarle e quando le prenoti sei sicuro che poi ci vai. Però al momento ancora non ho prenotato niente. C'è un'idea. C'è un'idea. Un'idea che non è una meta mai. Economica, penso, presumo, sì. Quindi non molto lontano dall'Italia. Non è la Spagna. Non è la Bulgaria. Ma che cosa c'entra? Non è la Russia. Vabbè, ma comunque se ne riparlerà poi ad agosto. Non prima. Quindi... Comunque, ragazzuoli, allora mi sono fatta le unghiette e rosse per l'arrivo insomma di San Valentino. Però questa volta ho comprato lo smalto, quello di Lila Cosmetics, e adesso vi spiego il perché. Ho comprato questo smalto, questo qui, come dicevo, della Lila Cosmetics Milano, questo colore che si chiama Arabia Night numero 6 e sarebbe questo che sto indossando, quindi per festeggiare l'arrivo del San Valentino, cioè per tutto il mese di febbraio. Sono stata costretta a comprare questo smalto di questa marca perché l'altra volta, come vi avevo detto, avevo comprato gli smalti, quelli della Pupa. Il problema è che, non so dove sia stato poi il problema di fondo, quello smalto l'ho messo tipo il sabato e durante la settimana piano piano mi si toglieva, da solo proprio. Cioè come se fosse, sapete quando avete le unghie finte che poi magari se non sono così di qualità si tolgono? Uguale. E quindi, cioè, io ho comprato quello smalto e purtroppo si è rivelato un pessimo prodotto. Però non so se deriva dal fatto che o l'ho messo male oppure magari la base non è quella sua, forse ci vuole proprio la base della Pupa, non lo so. Fatto sta che per adesso il migliore smalto semipermanente con la lampada è questo qua, che si trova da Tigotà, e ne ho per adesso due, però piano piano li comprerò perché comunque costano sui 15-16 euro. Però sono veramente, mi piacciono tantissimo e poi mi sono venute anche abbastanza bene, ci sto prendendo un po' mano e quindi niente, ve lo consiglio. Se cercate questo qui, andate da Tigotà e ci sono varie tonalità di rosso. Io ho preso questo perché mi piace questo rosso un po' acceso, se no c'è anche un rosso un po' più opaco, un po' più scuro, ma io volevo un rosso abbastanza acceso e questo comunque mi sembra abbastanza acceso. Si chiama, ripeto, Arabian Night numero 6. Quindi se siete interessati per il mese di febbraio per festeggiare il San Valentino, ve lo consiglio. Comunque, il video finisce qua. Spero che comunque il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate, se lasciatemi un feedback, un pensiero, quello che sia. E fatemi sapere se avete iniziato un mare fuori, perché è iniziato il 1° febbraio. Per adesso ho visto solo una puntata, anch'io sono team mare fuori. Ho visto tutte le stagioni e sto vedendo questa che sarebbe la quarta stagione, se non sbaglio, ok? E quindi, insomma, adesso ci vediamo questa serie e... Però, ecco, secondo me, però in popular opinion, secondo me le stagioni precedenti sono sempre le migliori. Come sempre, già ho visto dalla prima puntata, non voglio adesso generalizzare, però secondo me ogni serie TV comunque le primissime stagioni sono le migliori, quindi insomma se siete accaniti di serie TV secondo me condividete questo, insomma, questo pensiero come me. Comunque noi ci rivediamo al prossimo video, ciao, ti lascio un bacione, ciao, lasciate un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando.